Ospite il professor Emilio Gentile, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma. Io sono Marco Valdes, sono coordinatore del progetto VIS, che sta per Immersioni Virtuali alla Scienza, e che è il progetto di divulgazione scientifica di comunicazione della Scuola Normale. VIS è nato più o meno 2 anni e mezzo fa e inizialmente comprendeva quasi esclusivamente aree scientifiche, e invece poi con il passare del tempo abbiamo avuto collaborazioni importanti con anche settori della scuola appunto che si occupano di scienze umane, tra cui Storia Moderna e Contemporanea, che ha iniziato a collaborare con noi da quest'anno, e per questo appunto ringrazio il professor Daniele Menozzi e i ricercatori che appunto ci hanno aiutato a imbastire una serie di attività. Tra queste vi ricordo un'attività nuova che appunto è stata inaugurata quest'anno, che si chiama Percorsi nella Storia, e il prossimo appuntamento è il 25 maggio qui alla Scuola Normale alle ore 10:17, e si tratta di percorsi che si snodano all'interno della Scuola Normale, che vengono realizzati in collaborazione con la biblioteca e con l'archivio della scuola, e che trattano un tema, analizzando questo tema tramite documenti d'archivio e testi rari e di pregio della biblioteca. Il tutto viene guidato da perfezionanti della scuola. Il 25 maggio il tema sarà la cultura ebraica, gli ebrei nella società pisana italiana e gli effetti delle leggi razziali nell'università, quindi un tema sicuramente molto, molto interessante. Se volete registrarvi, questo va fatto tramite il sito web vis.sns.it. Come dicevo, appunto, Storia Moderna e Contemporanea ha iniziato a collaborare al progetto VIS da quest'anno, e una delle attività, forse la principale di VIS, sono proprio le conferenze pubbliche, in cui un grande professore italiano spiega una sua scoperta importante in termini non troppo tecnici. E per introdurre lo speaker di oggi, appunto il professor Emilio Gentile, lascio la parola al professor Daniele Menozzi. Marcos, come vi ha appena detto Marcos, la conferenza di Emilio Gentile costituisce la prima occasione con cui il VIS allarga le discipline storiche, gli incontri diretti ad illustrare i percorsi della ricerca scientifica compiuta da significativi esponenti del nostro mondo culturale. Sono per l'occasione particolarmente lieto di introdurre la conferenza di Emilio Gentile, uno studioso il cui lavoro ha aperto strade originali che hanno richiamato anche l'attenzione della storiografia internazionale. Non ne sono lieto solamente perché è l'occasione per riascoltarlo nuovamente dopo il seminario che alcuni anni fa ha tenuto alla scuola, ma anche perché credo che il suo intervento costituisca una delle migliori occasioni per illustrare la frontiera con cui oggi si misura la conoscenza storica di quel passato novecentesco che ancora occorre conoscere per ben chiarire gli orientamenti che possiamo assumere sui problemi del presente. L'opera di Emilio Gentile è molto vasta, cercare di dar conto del suo lavoro di ricerca significherebbe solo, credo, ridurre il tempo di ascoltare quanto più ci interessa la sua conferenza, e vorrei perciò limitarmi solamente a 2 rapide notazioni che possono servire ad inquadrare quello che ci dirà. La prima cosa che vorrei ricordare è che Emilio Gentile è allievo di Renzo De Felice, al quale ha dedicato un libro, Renzo De Felice, lo storico e il personaggio, pubblicato nel 2003 dagli editori La Terza. Come tutti sapete, De Felice è stato al centro di tante polemiche nei decenni passati, legate alla presenza di quello che è stato definito il revisionismo storiografico sul fascismo e sulla resistenza. A me preme sottolineare solamente una
eredità, che è stata trasmessa da De Felice ai suoi allievi e che ha trovato spazio nella rivista Storia Contemporanea, nella quale la sua scuola ha dato vita alle prime prove storiografiche, una rivista che credo meriterebbe adesso di essere studiata appunto dal punto di vista storico, dal ruolo che ha avuto nel nostro panorama culturale. Ma appunto credo che una delle eredità che De Felice ha trasmesso ai suoi allievi è stata quella della necessità di affrontare la storia contemporanea con quel metodo che De Felice aveva in fondo tratto dal suo maestro Delio Cantimori, se volete l'icona della tradizione storiografica degli studi storici alla scuola, e cioè la necessità di confrontare le ipotesi di lavoro che gli storici maturano ed introiettano dalla cultura circostante, dalla cultura di appartenenza, con quel che scaturisce da una costante, paziente, continua esplorazione dei documenti e del maggior spettro di documenti possibile, quei documenti appunto che concernono l'oggetto della sua indagine. Insomma, mi pare che De Felice abbia recepito da Cantimori e trasmesso ai suoi allievi l'idea che non si deve cercare nei documenti la conferma della propria ipotesi di lavoro, ma si deve cercare nei documenti semmai la smentita delle proprie ipotesi di lavoro, e credo che questo sia uno dei grandi insegnamenti che si possono leggere in questa tradizione storiografica. E il secondo punto che vorrei ricordare è che un altro dei maestri a cui il lavoro di De Felice ha fatto riferimento è Gheorghe Mosse. Anche a Gheorghe Mosse Gentile ha dedicato un libro dal titolo assai significativo, Il fascino del persecutore. Gheorghe Mosse e la catastrofe dell'uomo moderno, credo che siano alcuni dei temi che emergeranno in questa conferenza. Dal suo libro vorrei solamente ricavare un aspetto, e cioè il fatto che l'esemplarità del lavoro di Mosse concerne uno, mi pare, dei nodi cruciali della conoscenza storica, del lavoro storiografico, e cioè il rapporto tra autobiografia e ricostruzione del passato. Da quel libro emerge chiaramente che quello che ha mosso le indagini di Mosse è la domanda delle ragioni per cui Hitler ha potuto ottenere il sostegno popolare e governare dopo la presa del potere con un grande consenso. Una domanda che in Mosse nasceva dalla sua stessa esperienza autobiografica. Il giovane ebreo, costretto a fuggire dalla Germania per evitare la persecuzione, pochi giorni prima della presa del potere aveva assistito a Berlino ad una grande manifestazione con la presenza di quello che di lì a poco sarebbe diventato il Führer del Terzo Reich, una grande manifestazione del Partito Nazionalsocialista, rimanendo affascinato da quella che poi è stata chiamata l'estetica della politica, e l'esperienza di quella manifestazione, di quell'estetica della politica rimase in lui come in qualche modo una domanda costante, e cioè il fatto che si cercava di capire da storico il fascino che il giovane ebreo aveva subito per di quello che sarebbe diventato il suo persecutore, ed in qualche modo da questa esperienza, cioè dal fatto che Mosse, partito da quell'esperienza autobiografica, poi cercato di fare un lavoro di storico, mi pare sia nato quello che Gentile dice in quel suo libro, sia nato un orientamento, un atteggiamento, e cioè il fatto che lo studioso deve evitare nel suo lavoro il giudizio morale, deve evitare la valutazione polemica, deve evitare la condanna che, per ragioni in questo caso autobiografiche, sarebbe fin troppo facile verso la condanna, ed invece per cercare di capire quello che realmente era successo, magari cercare di capire qualche cosa di più rispetto a ciò che veniva dato dalla storiografia corrente, come in effetti Mosse ha fatto. In questo, da
questo punto di vista si può rilevare appunto che il lavoro dello storico ha a che fare con il lavoro del giudice per le indagini che conduce, ma è ben diverso dal lavoro del giudice, perché non è chiamato a condannare o ad assolvere, ma invece è chiamato a capire, che è un mestiere diverso. Ma insomma, dai suoi maestri, in particolare da De Felice e da Mosse, mi pare che Gentile abbia tratto assai di più di questi due elementi che io ho chiamato come caratteri di un impianto metodologico di carattere essenziale, che mi pare possa introdurci ad alcune caratteristiche appunto del lavoro di storico, perché insomma ha tratto, mi pare, una approccio all'indagine sul totalitarismo che si è rivelato uno straordinario strumento interpretativo per comprendere i regimi totalitari, ma se volete per comprendere qualcosa di più, per comprendere la modernità politica, o per usare il titolo del suo libro, La catastrofe dell'uomo moderno, ma appunto credo per sentire più adeguatamente questo aspetto, gli lascio ben volentieri la parola, non dopo non averlo ringraziato per aver accettato il nostro invito. Grazie molte. Grazie. Bene, quando ho ricevuto la lettera di invito ho letto che gli invitati erano invitati a descrivere una loro scoperta presentandola come una narrazione dell'incipit, l'idea o l'intuizione fino alla conclusione, ossia la scoperta tecnica o sperimentale. E io avrei voluto venire qui a rivelarvi la mia scoperta e anche il brevetto che l'aveva accompagnata e la quantità di denaro che avevo accumulato. Ma io purtroppo, tranne alcune congrue forme di diritto d'autore, non ho scoperte da brevettare e non ho scoperte da rivelare. Poiché il tema è sacralizzazione della politica, una parola orribile di cui io inorridisco per averla introdotta o diffusa, ma non ho trovato una migliore, in francese suona un po' più delicata sacralizzazione, ma sacralizzazione sembra una bestemmia relativa alla politica, e dovrei parlare piuttosto che di scoperta di rivelazioni. Siamo in tema di religione, ma purtroppo anche in questo caso, come ricordava il professor Menozzi, io se ho imparato qualcosa da quelli che mi hanno preceduto in questo lavoro è che si fanno le ricerche per smentire le proprie ipotesi, le proprie convinzioni o per verificarle attraverso l'errore. E io praticamente ho vissuto, compirò fra poco 70 anni, ne ho passati più di 50, a smentire continuamente la mia convinzione di fondo che la religione non conta nulla nella vita degli esseri razionali. Questo era l'atteggiamento che io conservo tuttora, anche se viene smentito continuamente, di chi, nato appunto nel 1946, si forma, si avvia agli studi e si avvia alla ricerca negli anni in cui dominava trionfante la teoria della secolarizzazione. Io ricordo che il libro di Cox, La città secolare, mi fece un'enorme impressione perché mi sembrava che avessi trovato, ecco, non la rivelazione, ma la conferma di tutto ciò che era venuto maturandosi in me o immaturandosi in me dall'adolescenza fino agli anni del liceo e poi dell'università. Sono rimasto ancora convinto che per gli esseri razionali la religione non deve costituire un problema, ma tutto il mondo mi dà torto, e allora io ho cercato di capire qual è stato l'impatto che questa categoria, questa esperienza, non so come definirla ancora, dell'essere umano ha avuto nella politica, perché a cominciare dagli studi liceali io non ho mai visto né ho riscontrato nei 40 anni successivi una sola esperienza politica e una sola esperienza religiosa che non sia stata connessa alla politica e non sia stata connessa alla religione, dando, direi quasi per assiomatico, che ciò che accomuna la religione e la politica è l'esercizio del potere per influenzare gli altri. Penso che sia la definizione più neutra di ciò che accomuna, dalla comparsa delle prime civiltà fino ai giorni nostri, ovviamente
dall'illuminismo in poi si sono aperte delle brecce in questa simbiosi millenaria tra la religione e la politica nell'ambito del potere. Però quello che io ho riscontrato è che, salvo queste aree che appunto negli anni 60 fino all'inizio degli anni 70 venivano considerate ormai aree irreversibili di progressiva estensione, espansione del fenomeno della secolarizzazione, sono bastati pochi eventi, addirittura quasi imprevedibili, imprevisti, per far parlare, sia pure in modo vario e diverso, di ritorno di Dio, la rivincita di Dio, e chi più ne ha più ne metta. Però siccome mi è stato proposto di dedicare il 25% di questa conversazione alla mia esperienza personale e l'altro 75% alla mia ricerca e eventuali scoperte, io purtroppo non so distinguere, non so qual è il 25% della mia esistenza che non sia quello completamente privato che non vi interessa e forse non interessa più neanche a me, ma tutto il resto io ho vissuto di storia. E a questo punto, poiché alcuni aspetti personali, visto che si fa anche riferimento alle implicazioni sociali e personali, le implicazioni sociali sono evidenti, appassionandomi alla storia ho avuto la fortuna di essere fortunato a poter fare per tutta la mia vita, fino ad oggi e spero anche nei prossimi 50 anni, quello che desideravo fare, occuparmi di storia, ma non pensavo di trarre dalla storia denaro sufficiente brevettando le mie scoperte, però per fortuna, io credo molto nella fortuna che è la più cieca, la più folle, quindi non ha nessun merito, ho potuto fare la carriera universitaria che mi ha consentito di identificare la mia più grande passione, il mio più grande hobby con il mio lavoro e di questo ho potuto anche vivere e sto continuando a vivere con una congrua pensione che cerco anche di meritare andando per quanto più è possibile nelle scuole a incontrare studenti, visto che ormai studenti non ne ho più a mia disposizione per tormentarli, essendo da 5 anni in pensione. E allora ho cercato di ricordare un po' qualcosa che fosse legata, perché a me, fin da quando ero studente, rispettavo sempre le tracce. Questa era la traccia, hic rodus, hic salta, così, cose personali. Allora mi è venuto in mente che forse poteva interessare chi si appassiona di storia, pensare come uno sia arrivato, partendo dalla storia e dalla convinzione che la religione non serve a niente, soprattutto speriamo che scompaia in un'epoca definitivamente disincantata e secolarizzata, passa il resto dei 50 anni della sua vita a studiare ciò che non vuole accettare ma che deve riconoscere negli altri. E addirittura fare qualcosa di più, non cercare la religione soltanto dove istituzionalmente, storicamente, la religione si sa che c'è, cioè nelle religioni, ma cercarla dove non si immagina che ci possa essere, o dove si sospetta che possa esserci, ma sempre come riflesso, derivazione, influenza, corso carsico e sotterraneo delle religioni con la R maiuscola. E io ho dovuto forzare me stesso per convincermi che la religione non è soltanto quella con la R maiuscola, ma è un fenomeno molto più diffuso e arrivare alla conseguenza di tipo antropologico, che ovviamente non mi soddisfa, che l'essere umano è fondamentalmente un essere religioso, con qualche eccezione. E allora da cosa è nata la mia curiosità per la storia, sfociata poi in una ricerca sulla diaspora, come viene chiamata, del sacro, sul fenomeno religioso, in ambiti che non sono quelli propriamente istituzionali, delle religioni istituzionali. Potrei cominciare, visto che devo fare una narrazione, c'era una volta un bambino nella cittadina di Boiano nel Molise che giocava nei giardini pubblici, ma era terrorizzato da queste immagini, che sono immagini di stele funerarie scoperte negli anni, quelle sì sono state scoperte, nel senso sono entrate fuori, non che hanno fatto esperimenti, negli anni 30, appartengono probabilmente all'epoca in cui Boiano era capitale, si rivendica per patriottismo locale di essere stata la capitale del Sannio, la Bovianum Vetus, e io ero terrorizzato da questi occhi vuoti. E quando cominciai a saper leggere, mi appassionai al fatto che Fausta diceva: guarda, non aver paura, io sono buona, però c'erano questi occhi vuoti che mi fissavano.
ero terrorizzato, non volevo andare a giocare in questi giardini pubblici, e mio padre mi disse: ma guarda, non avere paura Emilio, tu pensa a questi, possono essere forse i nostri antenati. Nell'epoca dei romani probabilmente questi si chiamavano gentile come te. E beh, sono romani, saranno gentili, non c'è dubbio. E che cosa mi è rimasto di questo terrore? Uno potrebbe dire che la religione nasce dalla paura. Il mio culto, la mia religione della storia è nata dalla paura di queste stele, che ancora ci sono, però mal ridotte. Chi vanta o rivendica di essere capitale del Sannio dovrebbe perlomeno costruire un museo per preservare queste opere, perché sono notevolmente cambiate da quando io ero bambino, erano molto più nette, adesso sono ormai logorate dal tempo, dalla pioggia, dal ghiaccio, dal vento e anche dall'incuria e anche dal vandalismo. Quello che mi ha lasciato era: ma se questi sono anche possibili miei antenati, chi erano? Come vivevano? Cosa pensavano? Erano parenti, papà, mamma e figlia? Fausta, era veramente Fausta? Perché ha la mano? E perché guarda fisso? Beh, io ho cominciato allora, avrò avuto forse 7-8 anni, a incuriosirmi del fatto che se questi erano, appartenevano alla mia famiglia, beh, voglio sapere chi erano, come pensavano, come vestivano, dove abitavano, visto che in questa cittadina non ci sono rimasti resti particolarmente rilevanti. Ogni tanto si trova una strada, ma non si sono mai trovati edifici. E credo che questa curiosità mi è rimasta perché fin da quando ho iniziato poi a occuparmi un po' più consapevolmente del passato, la mia grande curiosità era sapere cosa pensavano, come vivevano, come credevano, visto che allora anch'io credevo, salvo poi, nei primi anni del collegio, a 11-12 anni, mi capitò per suggerimento di un amico tra le mani il dizionario di Voltaire, e tutto quello che io credevo si dissolse di fronte alla convinzione che la religione e tutte le credenze religiose sono esattamente quello che Voltaire descrive per tutte le voci religiose nel suo dizionario. Proprio cascò così. Però mi rimase la curiosità per tutto ciò che è stato l'esperienza del passato. Ma rispetto al fenomeno religioso avevo la profonda convinzione che fosse nient'altro che un modo per ingannare gli ingenui, per abbindolare le povere vecchiette, come vedevo fare spesso nelle parrocchie, e che tutto sommato non fosse importante occuparsi delle religioni, ma occuparsi di qualcosa di più concreto e più duraturo. Poi però, in secondo liceo, si studia Machiavelli, e a me colpì tutte le pagine dei discorsi che parlavano della necessità della religione. Per quel poco che potevo capire allora di Machiavelli, era che comunque Machiavelli non credeva. Ma nonostante tutto, tra le sue figure esemplari di capi, metteva i fondatori di religione e condannava aspramente coloro i quali distruggevano la religione. Insieme ai tiranni erano quelli che distruggevano la religione. Questo un po' mi aveva colpito, perché per me Machiavelli era diventato quasi un amico personale. Andavo anch'io in villa con lui, anch'io mi toglievo i panni logori, mettevo i panni curiali, e la prima cosa, e mi colpì. Ecco, bisogna che io vi mostri i documenti. Poi mi colpì Rousseau, il capitolo sulla religione civile. Anche questo mi disorientò, perché insomma questi sono illuministi, Machiavelli è ateo, possibile che non fanno altro che contraddirmi dicendo che la religione invece è necessaria, che anche se non crediamo dobbiamo comunque fare come se credessimo e creare una religione, istituirla, elaborarla e alla fine anche imporla, perché altrimenti la società si disgrega, la Repubblica si corrompe. E va bene, poi un professore al terzo liceo mi diede da leggere un'antologia che credo fosse dell'editore Cappelli, della democrazia in America di Tocqueville. Insomma, io non è che avessi studiato o letto molto di Tocqueville, però per me Tocqueville era illuminista come Rousseau, come Voltaire, quindi questa, la religione la trattavano come una forma residua di culture superstiziose, di trucchi per ingannare gli ingenui. E invece Tocqueville, leggo alcune pagine sull'America dove sostiene che sostanzialmente, io avevo un nonno italo-americano, per cui per me l'America era un po' come
anzi conoscevo più l'America attraverso le lettere e le riviste e le cartoline illustrate che mio nonno ci spediva dagli Stati Uniti, che non che sono Napoli o Roma o Firenze, dove non ero mai stato prima dell'università. E leggo questo e praticamente mi dice che l'America era uno stato fondato sulla religione, dove lo spirito di libertà si è coniugato con lo spirito religioso e ha dato vita alla prima grande democrazia moderna. Dico, ma questo mi abbatte tutte le mie convinzioni, che la democrazia è il prodotto della razionalità dell'uomo, che supera le superstizioni religiose che provocano invece l'assoggettamento, il servilismo, l'obbedienza e comunque il contrario di una democrazia. E Tocqueville in questi brani antologici mi diceva che in realtà la religione era fondamentale per la democrazia americana. Prima di arrivare adesso a come ho fatto la scoperta che la religione è un fenomeno importante e che ha una dimensione molto più vasta di quegli laghi o di quelle montagne che sono da millenni considerate le uniche sedi della religione, vorrei raccontare anche un po', sì, non sono stato allievo di De Felice, nel senso che non ho frequentato De Felice come professore universitario, ma l'ho conosciuto soltanto al momento della mia tesi di laurea, perché fu il mio correlatore. La mia attività universitaria cominciò immediatamente, il primo anno, con la frequenza dei corsi di Arsenio Frugoni, che nell'anno accademico 65-66 faceva un corso sulla eresia catara nell'Occidente medievale. Ed eravamo pochissimi studenti, un terzo di quelli che sono presenti qui, forse anche di meno, ma Frugoni faceva delle lezioni affascinanti. C'era come testo l'eresia del male di Manselli, se non ricordo male, Raul Manselli, un libro di Raffaello Morgan e poi Gli eretici di Gioacchino Volpe. Io non credo alle rivelazioni, non le ho mai avute, quindi se mi dovessero capitare in questo momento, come direbbe Totò nella Livella, io subito mi inginocchierei e come Hitler chiederei di pagarmi 17 milioni se mi vogliono acquistare nell'atto della redenzione. Ma credo al caso, credo alle coincidenze fortuite, perché nella mia vita ho potuto sperimentare, l'unica forma di sperimentazione che ho fatto, che hanno avuto un'importanza decisiva. Mentre frequentavo il corso di Frugoni, conobbi Gioacchino Volpe, un grande storico. È stato nazionalista, è stato fascista, ma ciò non toglie che è stato un grande storico. Lo conobbi, io avevo allora 19 anni, lui ne aveva credo 90 e passa, lo andai a trovare a Roma, mi regalò il libro sugli eretici e un libro che è stato appena ristampato in cui si parlava molto di Pisa. E tra la passione che comunicava Frugoni con le sue lezioni e il fascino di questo anziano uomo ancora molto vigoroso nella conversazione, che per me aveva questo stile che ti avvolgeva come in un torrente nel racconto storico, e poi questi eretici che finalmente, ecco, mentre Frugoni, citando Manselli, citando Morgan e citando se stesso, parlava di questo fenomeno religioso, prettamente religioso, e criticava Volpe perché aveva, per così dire, sciolto la religiosità degli eretici nella loro socialità, nella loro condizione economica, per me questa è la grande conquista della materialità del fenomeno religioso, e invece insomma, un po' mi lasciò piuttosto perplesso questo modo di ragionare, però mi affascinarono perché questi eretici si facevano bruciare, io non dico che piansi, ma insomma mi commosse molto tutto lo sterminio degli albigesi e tutto il resto, per cui dissi, ma chi glielo faceva fare di morire per delle convinzioni che erano così assurde? Mi ricordo dei Pauliciani, Bogomili, tutto il percorso che Frugoni faceva, te lo faceva vedere quasi. A quel punto io andai a chiedere a Frugoni la tesi di laurea, talmente affascinato volevo occuparmi degli eretici. Lui mi disse a che anno è? A primo anno, ripassi almeno fra 2 anni. Ci rimasi molto male, però io insistetti e allora mi dedicai con, ricordo l'assistente, allora era, si chiamava, è tuttora uno storico, mi diceva, Pietro De Logu,
che fra l'altro veniva a fare i seminari in divisa da sottotenente perché stava facendo il servizio militare. Allora io, infervorato, gli chiese di fare una cosa, e siccome leggendo Volpe avevo letto alcuni brani del Liber Maiolicinus, dico: io voglio fare un seminario, un'esercitazione su questo. E mi affascinai, passai le ore a cercare di tradurre, di capire il Liber Maiolicinus, che parlava appunto di Pisa. Volpe nei suoi libri, in questi saggi, parlava di Pisa, e mi sembrava un po', ormai Frugoni ha insegnato a Pisa, insomma, praticamente io sono tornato quasi a casa in una sorta di viaggio ideale. Anche queste sono coincidenze molto casuali. A quel punto io continuai a frequentare, perché non potevo fare la tesi di laurea in storia medievale, perché era il primo anno, e allora passai a frequentare storia moderna, e lì trovai un altro affascinante storico, che era Nino Valeri, che purtroppo è quasi dimenticato, mentre uno dei pochi storici, anche finissimo scrittore, che ha anticipato, sia pure in una maniera molto elegante e disinvolta, non era uno che proprio avesse una... chiamavamo Romeo, che era stato un suo allievo, lo chiamava un bohemien, uno storico bohemien, e del resto era affascinante perché da ragazzo, da giovane, aveva fatto la prima guerra mondiale in aviazione e aveva dovuto così attaccare D'Annunzio a Fiume, ma lui in fondo era un d'annunziano, secondo me, e poi è stato il primo a studiare il fenomeno di D'Annunzio politico, la sua tecnica politica, quello che poi Mosse e De Felice hanno sviluppato. E lui faceva un corso, guarda a volte la coincidenza o chissà la mano del destino, sugli eretici dell'età giolittiana, così li chiamava. E chi erano gli eretici dell'età giolittiana? Ma erano i Salvemini, i Prezzolini, io in quel periodo, durante il liceo, ho conosciuto anche Giuseppe Prezzolini, i Gobetti, insomma, arrivava fino ai Gobetti. Dico, ma allora qui siamo sempre con gli eretici, sempre con... mi sembrava che tutto questo mi accompagnasse come una predestinazione. E allora a quel punto mi innamorai degli eretici del periodo giolittiano e, come sempre capita, uno chiede alla fidanzata, alla ragazza, dice: ma ti vuoi fidanzare con me? Allora io dico: posso fare la tesi con lei? Allora chiesi a Valeri di fare la tesi e lui disse sì. Sì, sono secondo anno, benissimo. Dice: cosa vuole fare? Ma siccome aveva parlato, fra l'altro faceva un corso molto divertente perché parlava da una parte degli eretici antigiolittiani, dall'altra parlava di come gli stranieri avevano giudicato il carattere degli italiani. Per fortuna conservo ancora le dispense sia di Frugoni che di Valeri, perché ho potuto ripassarle in questi giorni, se no non mi ricordavo più nulla di questa esperienza. E allora io dissi: professore, vorrei fare la riforma del carattere degli italiani nelle riviste del primo Novecento, perché in fondo tutti questi eretici erano tutti quanti direttori di riviste o fondatori di piccole rivistine. E mi aveva affascinato questa idea. Eravamo al 66-67, prime morte studentesche all'Università di Roma, la morte di Paolo Rossi, eccetera. Per cui a me questa idea dei giovani del periodo giolittiano che si ribellano contro il sistema e fanno qualcosa molto simile ad una contestazione mi sembrava anche molto congeniale. E già allora avevo il temperamento di non lasciarmi trascinare subito da un evento anche emotivamente coinvolgente, ma di ragionarci sopra. Ho un vizio di una razionalità forse anche esasperata, e spero di conservarla però il più a lungo possibile, visto che stiamo andando in un'epoca di esasperata irrazionalità. E Valeri mi disse di sì. Poi però cosa successe? Allora io cominciai a studiare questi personaggi e scoprii che anche questi eretici, che però erano eretici laici, erano eretici antireligiosi, erano tutti quanti spessissimo afflitti da un problema religioso. Allora mi ricordai che io, mio padre mi regalò dopo la mia dopo la maturità, la Storia d'Europa di Benedetto Croce, che era appena uscita in edizione economica, e io la lessi in una nottata. Quando mio padre disse: ma hai già finito di studiare, basta, riposati un po', la lessi una nottata, e mi colpì perché Croce, dalle letture che avevo fatto con il professore di storia e filosofia, era l'immanentista totale, l'umanista integrale, ma che Dio e che religione, mi sembrava finalmente di aver trovato uno che mi dava ragione su tutto. Ovviamente erano letture sui manuali, però quando mio padre mi regalò la Storia d'Europa di Croce, era luglio 1965, era appena uscita in edizione economica, e io rimasi colpito proprio dall'incipit di Croce, no? Che fa la religione della libertà. Ora, chi raccolga e consideri tutti questi tratti dell'ideale liberale non dubita di denominarlo, quale esso era, una religione,
denominarlo così ben inteso quando si attende all'essenziale ed intrinseco di ogni religione che risiede sempre nella concezione della realtà e in un'etica conforme e si prescinde dall'elemento mitologico per il quale il sole, eccetera. Ma pure croce. Poi, secondo capitolo, le religioni opposte, dico, beh, un'ossessione, anche croce, però questa cosa mi era passata di mente, mi tornò mentre facevo la tesi di laurea, perché tutti questi giovani di cui mi occupavo, dai Prezzolini ai Papini, fino ai Gramsci, ai Gobetti, parlavano continuamente della religione, del problema religioso. Mi colpirono alcuni scritti di Gramsci in cui nel 16 lui diceva che il socialismo doveva assassinare il cristianesimo, era la nuova religione che doveva assassinare il cristianesimo. Giuseppe Prezzolini teorizzava nel 13 la religione dell'uomo moderno come storicismo assoluto. Giovanni Gentile scrive i discorsi di religione e continuamente parla di questa religiosità che ormai è tutta immanente. Dico, ma insomma, quando è che ce ne liberiamo della religione se siamo razionalisti e illuministi? A quel punto, con Valeri, non conclusi, perché lui andò in pensione, subentrò Ruggero Moscati, che non aveva nessun interesse per questo argomento, e io chiesi aiuto a questo giovane professore che io non conoscevo, che era Renzo De Felice, del quale non avevo frequentato né i corsi né le lezioni. Solo Valeri mi disse, Moscati mi disse, ma ne parli con Renzo De Felice. E lui disse, oh, posso seguirla io come correlatore, non c'è problema. Tutto questo come porta poi alla sacralizzazione della politica? Ci vorrebbero almeno 50 anni per raccontarla nei dettagli, ma cercherò di riassumerla. Feci questa tesi ed era fondamentalmente legata al problema del carattere degli italiani, che però da De Sanctis in poi, tutte le volte che leggevo questi documenti, erano totale smentita alla mia razionalità devastante, perché retroattiva, cioè io volevo razionalizzare tutto al passato, invece leggevo questi autori che mi affascinavano, De Sanctis, Croce, e continuamente mi colpì una frase di Croce, adesso non mi ricordo in che opera, che tutto il problema della storia contemporanea è un problema religioso. Dico, ma insomma, cioè, o c'è un abuso del termine religione, e oppure io non capisco che cos'è lo storicismo assoluto, come tutta la realtà è storia e nient'altro che storia, e allora Dio dove sta? La religione che cos'è? E poi la religione della libertà, ma è un abuso di metafore. Era questa la mia convinzione, che rimanevo un volteriano intransigente, tant'è vero che poi per studiare le conseguenze intellettuali e ideologiche di questi giovani andai a finire, avendo conosciuto De Felice, avendo avuto una borsa di studio da poter proseguire con lui, dopo aver insegnato però storia dell'arte nel liceo, ecco perché apprezzo le opere d'arte che ci sono qui in prestito. Però quella di Hitler è più straordinaria, 17 milioni per un Hitler in ginocchio, secondo me è una cosa formidabile, 17 milioni di euro. Insomma, la razionalità probabilmente non è di questo mondo, ma neanche di quello artistico. O forse chissà quale profonda razionalità c'è nell'idea di prendersi un Hitler in ginocchio con la faccia da Domenico Savio Redento e pagarlo 17 milioni di euro. Il fanatismo a volte può avere queste forme di culto redentore. Con De Felice decisi di vedere dove erano andati a finire questi giovani religiosi, tutti inquieti dal punto di vista religioso, i Prezzolini, gli Amendola, i Boine, e siccome molti di questi che erano riusciti a sopravvivere alla guerra erano finiti nel fascismo, a cominciare dallo stesso Gentile, allora dissi, ma io vorrei studiare le conseguenze, cioè che legame c'è, perché di religiosità parla Amendola, di religiosità parla Prezzolini, di religiosità parla Gentile, uno finisce fascista, un altro finisce fascista, un altro finisce antifascista, cioè è dovuto alla loro religione, alla loro politica. Però quando leggevo, questi non facevano mai distinzione fra politica e religione, partivano tutti e tre da Mazzini per dire che la politica è una religione, deve essere una religione, una fede profonda, seriamente sentita, insomma tutto quello che poi Gentile attribuisce al fascismo e che per altri aspetti il fascismo aveva prodotto spontaneamente senza Giovanni Gentile. E allora mi dedicai allo studio dell'ideologia fascista, che è un libro di circa 400 pagine, non so come l'editore ebbe il coraggio di pubblicarlo, visto che era la mia seconda opera, la prima era l'operetta, era La voce, l'età giolittiana, dove questo problema religioso era trattato come una così curiosità di questi giovani contestatori. Certo, nel 67-68 non era la religione il motivo fondamentale della contestazione, quindi mi sembrava un po' una cosa curiosa. E l'ideologia fascista, e allora mi ricordo che io il titolo volevo darlo in maniera molto più
razionalista, volevo chiamarlo, derivazioni del fascismo, mutuando il termine dagli autori che avevo scoperto negli anni universitari, cioè Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca. Cioè le ideologie non sono altro che, come le religioni nel senso volteriano, gli strumenti per ingannare le masse. Ovviamente la terza uomo di, dottor Vito, la terza uomo di grande buonsenso, disse: con questo libro Gentile, con questo titolo il libro lo legge io, lo leggo, lo legge il tipografo, dopodiché non lo compra nessuno. No, mettiamo un titolo più comprensibile. Di cosa parla il libro? Parla delle origini dell'ideologia fascista. Benissimo, allora, le origini dell'ideologia fascista. Ma era un libro in cui tutto il problema ideologico era visto attraverso categorie paretiane come una sovrastruttura, o sono del marxista, una sovrastruttura che tendeva a razionalizzare i comportamenti. In questo modo per me ero in regola, cioè tutto quello che mi pareva costruzione mitologica anche molto proprio inaccettabile da un punto di vista della razionalità volteriana, o semplice razionalità, assumeva una giustificazione, una comprensione storica per me, perché erano praticamente, come diceva Pareto, ecco, derivazioni, cioè sovrastrutture logiche per dare un significato all'azione. Poi in quel periodo, il libro del 75, io nel 76 torno negli Stati Uniti ed era il bicentenario della dichiarazione di indipendenza. E quello che mi colpì, vivendo con i miei parenti americani e guardando i miei cugini più giovani, guardando i loro manuali di scuola, di storia, quello che mi colpì era il nazionalismo sfegatato. Mi colpì l'esibizione della bandiera, mi colpirono le immagini che avevano in casa di George Washington, di Abraham Lincoln. E allora cominciai a domandare, a chiedere, e mi colpirono anche nel 76 a Washington le manifestazioni che si svolgevano, e mi colpì la religiosa, come posso dire, insomma, cioè, entrando dov'è una teca, la dichiarazione di origine della sua indipendenza, beh, mi sembrava di entrare nel Vaticano, di entrare a San Pietro, di vedere l'ostensorio, e una folla enorme, tutti religiosi, silenzio, un silenzio di tomba proprio, tutti sfilavano, guardavano, non dico che si segnassero, ma qualcuno metteva la mano, dico: ma questi qua, ma poi siamo impazziti. Dico, questa è una cosa strana. Confesso però che anch'io subì una certa emozione, specialmente quando passai dalla cappella dove era custodita la dichiarazione di indipendenza, salendo le scale del mausoleo di Lincoln, mi vidi quest'uomo che mi guardava dall'alto con questi occhi come Zeus probabilmente guardava gli ateniesi quando salivano per il Partenone. E allora cominciai a occuparmi più per curiosità, insomma, ecco, e allora chiesi un po' di notizie a questi miei cugini americani un po' più addentro, fanaticamente nazionalisti, e allora loro mi cominciarono a spiegare: beh, vedi, il sigillo degli Stati Uniti, lo stemma degli Stati Uniti nel retro ha due frasi che tu dovresti capire perché sei un dotto studioso di latino, vieni dall'Italia, siete colti, noi no. E Anuit Ceptis, Novus Ordo Seculorum, sono due versi tratti dall'Eneide di Virgilio con un profondo significato religioso. Ha approvato la nostra impresa e inizia con quelle 13 colonie diventate Stati Uniti d'America, inizia una nuova epoca dell'umanità come con Augusto. E la prima cosa che mi colpì fu proprio anche nella cupola del Campidoglio il E Pluribus Unum, che se non è come la Trinità è più complesso, perché la Trinità sono soltanto tre, qui addirittura fanno di molti uno. E poi vedere queste immagini, ma che c'entra Washington con gli angeli? E addirittura questo, muore Lincoln, coincidenza fortuita che venga assassinato il Venerdì Santo del 1965, ma immediatamente in America, lo vedevo poi nei libri, nelle immagini, immediatamente Lincoln diventava Cristo, che si era sacrificato per la salvezza dell'Unione, e viene accolto dal Dio Padre che è George Washington. A secondo George Washington, nelle metafore, è Dio Padre oppure più meno blasfema, è Mosè, quello che ha liberato gli americani. E poi però, se voi entrate nel mausoleo di Lincoln, credo che la suggestione religiosa è potente, e io mi domandavo quando entravo, insomma,
come si può negli Stati Uniti d'America, la secolarizzazione è nata qui, le teorie sulla secolarizzazione sono qui, la sociologia è tutta qui, e queste stanno qui dentro, vengono a questo statuone enorme, ma che cosa sia? E poi chi è stato a Washington lo sa, insomma, tutta Washington è un enorme tempio religioso ai padri fondatori, dall'obelisco di Washington al mausoleo di Jefferson. E allora cominciai un poco più umile a occuparmi, ma molto prima però che passassi a occuparmi di totalitarismo e altre cose, di occuparmi, perché De Felice mi diede da leggere, ha visto che lei è gentile un po' così, leggere i suoi scritti sul misticismo rivoluzionario, sulle profetesse della rivoluzione francese, per dirmi che insomma dovevo correggere un po' il mio atteggiamento razionale intellettualistico per capire questi fenomeni. E così cominciai, attraverso la lettura del misticismo rivoluzionario di De Felice, poi gli scritti di Sorel, di Mathieu, insomma, leggendo quello che avevano scritto i sociologi e gli storici sulla religione francese, cominciai a vederla in maniera un po' leggermente più offensiva per la mia razionalità, ma più comprensiva per il mio desiderio di capire le esperienze degli altri, anche quando sono totalmente strane alla mia mentalità. E fu allora che capitò tra le mani il libro di George Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Ecco, se c'è stata una scoperta, diciamo, questo libro. Io ho letto già il suo libro, Le origini culturali del Terzo Reich, La crisi dell'ideologia tedesca, che però mi sembrava molto simile al mio modo di approccio, cioè quello di una storia intellettuale delle idee, sia pure guardando qual è l'effetto che possono aver avuto su un pubblico più vasto. Beh, questo libro era completamente diverso. Questo libro dava un significato autonomo, originario e originale a tutte quelle manifestazioni che per me rientravano nella sfera della superstizione, come diceva Croce, della visione parte mitologica caduca. Attraverso il libro di Mosse mi resi conto, anche se lui non parlava di sacralizzazione della politica, ma come ricordava Menozzi, di estetica della politica, gli accenni alla politica come esperienza del sacro non sono presenti nel libro di Mosse, ma c'è però importante, ed è stato importante per me per guarirmi dal volterianesimo, proprio da caffè o da bistrò, questa idea che la politica si esprime attraverso una dimensione non razionale, mitico-simbolica, che va tenuta presente, perché forse è questa quella che crea poi il fascino del persecutore, il successo del persecutore. E adesso le immagini parlano molto più di me, perché ecco, la mia scoperta è stata sostanzialmente andare a leggere una documentazione che fino a quel momento per me era semplicemente il grande affresco della ipocrisia politica che si serve di tutta questa messa in scena per ingannare le masse. E allora cominciai a guardare con un occhio, ecco, più umile e meno razionalista. Beh, il culto di Napoleone mi affascinò molto, lessi un libro sul culto di Napoleone dal 1815 al 1848 e mi stupì che nella Francia razionalista e nella Francia anche tradizionalista, cioè la Francia dei Lumi e la Francia della reazione cattolica, invece il culto di Napoleone facesse addirittura parlare assiduamente del non è mai morto, è immortale, all'isola di Sant'Elia non era Napoleone, era Cristo. Era Cristo che si è sacrificato per l'umanità, è stato ingannato, è stato tradito, e addirittura questo pittore, non ricordo il nome mai, insomma, lo immagina negli anni 40 e risorge dalla tomba. Questi sono documenti che poi mi hanno anche indotto a guardare molto di più alle immagini, poi ho letto un pochino anche di antropologia, di psicanalisi, cioè che a volte il linguaggio delle immagini rivela molto di più di quanto non riveli il linguaggio delle parole. E uno che ha fatto storia dell'arte questa cosa doveva già saperlo, ma il pregiudizio razionalista a volte è peggio di qualsiasi pregiudizio non razionalista. E tutta la iconografia dell'Ottocento, quello delle rivoluzioni nazionali, quelle delle rivoluzioni sociali, non c'è momento della storia dopo la rivoluzione francese che non sia, come disse Feuerbach, la politica diventa una religione. E lo diceva uno dei meno religiosi degli spiriti filosofici dell'epoca del positivismo. Questo ovviamente per una persona che poi ama conoscere le esperienze umane del passato senza sovrapporre la propria presunzione, era un modo, ecco, molto umile di fare delle scoperte. Poi andai a Berna in quel periodo, gli anni 70-80, e vidi che anche lì sotto la cupola del
del palazzo, del Parlamento, c'è unus pro omnibus, omnes pro uno, e poi c'è la croce dappertutto, quindi una risonanza continua. E poi arriviamo ad un'epoca che maggiormente mi ha convinto che ero su una falsa strada per la ricerca storica, per la comprensione storica, non per le mie convinzioni personali, che restano le stesse, spero di conservarle. La Prima Guerra Mondiale, l'esplosione di una religiosità, come mai era accaduto nel passato, nella politica, attraverso la politica, per la politica, con la politica, al punto che, Menozzi è maestro in questo, al punto che le chiese stesse, tranne la sede romana, vengono coinvolte in un'attiva sacralizzazione della guerra come esperienza legata alla volontà di Dio. E le cartoline di propaganda sono eloquenti. Dio protegge l'Austria, Cristo, andate ai soldati tedeschi, compiete il vostro dovere, i russi, Cristo, che fa da scudo al demonio tedesco, gli inglesi che vanno con l'angelo custode e con Gesù Cristo, e addirittura i francesi, ma come, la Terza Repubblica, le leggi anticlericali, la laicizzazione, la religione civile, che fine ha fatto nella Prima Guerra Mondiale? Dissolta, tanto che poi fanno santa, la Chiesa fa santa Giovanna d'Arco e la Repubblica laica anticlericale la fa patrona di Francia, e qui in Oxigno vinces, e quello mi ha convinto, ed è stata forse la svolta fondamentale, prima ancora che mi occupassi poi della sacralizzazione politica nel fascismo, del fenomeno della sacralizzazione della politica durante la Grande Guerra. Durante e dopo la Grande Guerra. Quel fenomeno che mi ha colpito girando per il mondo, sono sempre andato a vedere, per i paesi che avevano partecipato alla Grande Guerra, ma anche le colonie, anche le nazioni, i nuovi stati che hanno partecipato quando erano colonie, l'India o l'Australia, il dominio, eccetera, l'impressione enorme che mi ha fatto la presenza del monumento ai caduti della Grande Guerra, in atteggiamenti diversi, dove c'è l'eroe, dove c'è il martire, ma tutti con una forte connotazione di tipo religioso, senza quasi mai riferimenti espliciti alla religione dominante. Sì, è chiaro, il Milite Ignoto è sepolto da Westminster, ma quello francese no, quello italiano no, quello americano no. Hanno un loro tempio particolare e sono oggetto di un culto speciale. Non c'è stata forma di sacralizzazione della politica più universale di quanto non sia stato il culto del Milite Ignoto, che non si è ripetuto con la Seconda Guerra Mondiale, perché di rivelazione ce ne può essere una. Tutte le altre sono fantomatiche, oppure non c'era motivo di... Gli ignoti erano i civili, non i militari, nella Seconda Guerra Mondiale. Dovevano farlo... Ecco. Io proprio in quel caso lì ho subito una scoperta mentale, perché ho detto ho sbagliato, o meglio, ho orientato male la mia esplorazione di questi antenati. Io andavo a vedere se pensavano come me, sono io che devo imparare a pensare come pensavano loro, capire come pensavano loro. E in quello poi mi ha aiutato ovviamente anche, pur rammaricandomi di non conoscere il russo, di non aver avuto tempo di impararlo, però ho letto moltissimo sulla... quello che era disponibile in lingue accessibili, che non fosse il russo, sulla profonda natura religiosa del bolscevismo. Non solo attraverso... quella cosa che più mi ha colpito, perché cosa c'è di più antireligioso, non solo antireligioso del materialismo scientifico di Marx? È materialismo scientifico. Com'è possibile? Perché vedendo poi come attraverso le immagini nazismo e fascismo, era ovvio, questi... affermavano la loro natura religiosa, addirittura fedeltà alle religioni tradizionali, ma il marxismo no, lo stalinismo no, il leninismo no, eppure i fenomeni che si osservano nell'iconografia, e poi queste sono immagini, io non le ho viste, non le ho fotografate, queste sono dei primi anni, ma quando ho visto le folle nel 76, mio primo viaggio in Unione Sovietica, questi d'inverno, io rifiutai di avere il privilegio di andare a tagliare la fila come turista, però rifiutai pure di andare a vedere la mummia di Lenin, insomma, ecco. Eppure c'erano anche allora nel 76, era il 12 dicembre, c'erano sposini, addirittura le sposine con le spalle scollate, i seni quasi, che ad alcuni gradi sotto zero facevano la fila per andare a vedere questa mummia
il primo fondatore del primo stato ateo di tutta la storia dell'umanità, una vera rivoluzione antropologica sarebbe apparsa. E invece, e quello è stata un'altra rivelazione, altro che Damasco. Paolo sa che di Damasco ha avuto semplicemente una scossa elettrica, io ho avuto un elettroshock, quando dico, ma allora tutto questo, e le immagini mi aiutano moltissimo. Veramente le immagini sono proiezioni dell'inconscio, per quanto possono essere manipolate, per quanto possono essere artificialmente costruite, però se vengono concepite in un certo modo vuol dire che rispondono a certe esigenze o che vogliono soddisfare certe esigenze. E qui adesso le immagini parlano molto chiaramente. E poi arrivo alla conclusione, che non ho trovato nessuna scoperta, non ho fatto nessun brevetto, però queste immagini che io avrei guardato, ve le faccio scorrere perché vi facciate da voi un'idea, io non insegno niente a nessuno, metto a disposizione ciò che mi ha portato a pensare sulla politica, quello che penso oggi, riflettere sul modo in cui viene concepita la rappresentazione della politica, un rapporto veramente straordinario che c'è tra movimenti come quello fascista e come quello nazista nell'utilizzazione della croce, che però qui viene la Cappella dei Martiri della mostra della rivoluzione fascista, in cui è detto chiaramente che non è una croce, è una spada a forma di croce. Però questo è ancora più inquietante, cioè addirittura c'è un sole dell'avvenire che sarebbe la svastica che sorge alle spalle della croce di Cristo, ma questo è del 1932, non siamo in regime hitleriano, quindi esigenze di propaganda, la propaganda che insomma la facevano a quei tedeschi cristiani che diffidavano un po' del nazionalsocialismo per dire che in fondo loro avevano trovato un salvatore nell'autore di questo dipinto, che come ben sapete è Adolf Hitler, non so se lo venderanno per 17 milioni di euro, però è più originale di Adolf Hitler, che nel 30, siamo ancora prima della marcia, della marcia su Weimar, no, lapsus, della legittima ascesa al potere con il 37% dell'elettorato tedesco, che però veniva già presentato come una sorta di Giovanni Battista, redentore, sul quale addirittura l'Aquila alla maniera dello Spirito Santo si era compiaciuto. E poi se voi leggete queste immagini, guardate, questa è una cosa sterminata, sono i primi anni del regime, questa è la stessa folla vista a destra, vista da destra e vista da sinistra, e poi questo Hitler con l'aureola, non so se vale 17 milioni di euro, è più suggestivo dell'Hitler in ginocchio. E poi il problema che mi sono posto, e brevemente poi vi lascio alle domande. Ma questi professavano la loro fede. Hitler ha sempre dichiarato di essere un buon cattolico. Il nunzio apostolico scriveva al segretario di Stato Pacelli, Hitler è un buon cattolico, queste cose neopagane, ma sono tutte sciocchezze, lui non ci crede, e fino alla fine la Chiesa conta su Hitler buon cattolico e considera i pagani e i neopagani nazisti come correnti marginali. Di Mussolini però sappiamo che lui firma un concordato, ma pochi giorni dopo, quando l'inchiostro era ancora fresco, fa in Senato una dichiarazione blasfema dicendo che il cristianesimo è diventato una religione universale soltanto perché si è trapiantato a Roma, cioè ha assimilato l'imperialità, la cattolicità di Roma, altrimenti sarebbe rimasta una setta orientale di Palestina. E Pio XI, che era un tipo piuttosto nervoso, ma anche profondamente angosciato, che se ne sia detto finora, dal fascismo come fenomeno di religiosità politica, era pronto a strappare l'inchiostro ancora fresco del concordato. Poi la diplomazia prevale, ma la stessa cosa è quello che poi si è letto nella testimonianza di Domenico Tardini, pubblicata da Lucia Ceci, importantissima, perché sembra che io abbia imparato da Tardini, o Tardini abbia imparato da me che il fascismo era una religione politica, perché nel dicembre del 1935, cioè nella simbiosi più entusiastica fra il regime e i cattolici, non diciamo la Chiesa, tra il regime e gran parte del clero alto e basso, Monsignor Tardini manda delle note a Pio XI in cui è proprio angosciato e dice qui stiamo, il Duce è diventato come Dio, la conclusione era: non è noi che stiamo cattolicizzando il fascismo, è il fascismo che sta traviando l'alto e basso clero. Ma Hitler fa la stessa cosa. Quando si guardano queste immagini, quando si pensa che esistano i Deutsche Christen, i cristiani tedeschi che uniscono svastica
e Hitler, che con grande devozione stringe la mano a Müller, il capo della Chiesa del Reich, ma anche, non so chi è questo cardinale, di spalle, erano un po' tutti quanti cicciottelli, tranne Faulhaber, quindi non so, quelli, ecco. E poi Dio con noi. Ora, e se andiamo, tutto il versante fascista della politica europea, questa è la simbologia degli Ustascia. Cristo, pugnale e bomba durante la Seconda Guerra Mondiale, che è molto simile a tutta la simbologia del fascismo, che sotto la veste del devoto cattolico, del devoto protestante, in realtà non faceva altro che manipolare la religione tradizionale come una parte integrante della propria religione politica. Sappiamo il destino delle religioni politiche totalitarie, stermini, gulag, ma è tutto un altro filone, addirittura nei paesi islamici, il fenomeno di Kemal Pasha Atatürk, il culto di cui è tuttora nelle scuole circondato Kemal Pasha Atatürk, ci fa porre il problema. Dunque, una repubblica di origini islamiche diventa laica, ma non riesce ad evitare di costruire il culto al proprio fondatore. E attraversiamo tutto il continente asiatico, ma il marxismo non doveva eliminare la religione dal mondo, non doveva eliminare il culto della personalità, visto che la storia la fanno le masse. Eppure, negli anni in cui anch'io subì una leggera infatuazione maoista, perché mi sembrava che la luce venisse dall'Oriente, avete il fenomeno delle guardie rosse, che poi si trasmette anche, questo non è Betlemme, è un luogo natale, ma non Betlemme, il luogo natale di Kim Il-sung, nella Corea del Nord, che viene venerato come se fosse il luogo della nascita di Cristo. E su questi alcuni studiosi del Kim Il-sungismo hanno dedotto che Kim Il-sung ha imparato molto dai suoi maestri missionari gesuiti cattolici, a infondere nella propria ideologia una religiosità tutta personale, costruendosi però delle statue che nessun papa ha mai pensato di costruire, almeno in tali dimensioni. E addirittura puoi creare lo Spirito Santo della dottrina Juche, cioè questa enorme fiaccola che a Pyongyang si vede, brilla tutta la notte, e fra l'altro si dice che il pensiero di Kim Il-sung è insegnato in tutte le principali università del mondo, e a lui sono dedicati monumenti in tutte le capitali del mondo. Probabilmente il loro mondo è molto diverso, ma siamo sempre nel mondo comunista, e il culto del capo caduto, comunque lo si voglia giudicare, è un fenomeno religioso che non ha nulla a che fare con le premesse antipersonali del marxismo. Lo stesso è accaduto a Che Guevara, che probabilmente scappò da Cuba per non essere assoggettato a un'altra forma di religiosità attorno alla politica, e persino Ceausescu e la moglie assunsero, prima di essere massacrati, proporzioni angeliche. Ma non è finito col comunismo, non è finito col fascismo il culto dorato della personalità. Questo signore è morto nel 2006 e noi abbiamo avuto forti rapporti commerciali col Turkmenistan, che però aveva come presidente a vita, potremmo dire, perché Niazov, che si è fatto costruire da vivo un'enorme statua d'oro e che ha imposto un suo libro, che non so come si chiama in Turkmenistan, manco in italiano, di 800 pagine, come la Bibbia che tutti i turkmenistani dovevano leggere, non so se lo fanno ancora, il volto d'oro. E torniamo però a dove siamo partiti. Fenomeno residuo, fenomeno legato ai totalitarismi, può darsi. Ma la persistenza della religiosità politica, della sacralizzazione della politica nella più grande democrazia del mondo è testimoniato da questo quadro di una chiesa mormona in cui sostanzialmente tutti sono in ginocchio a fronte a Cristo, dal fatto che, per quanto ne so, gli Stati Uniti sono l'unico stato ufficialmente laico fin dal 1787, fin dalla Costituzione, e lo sono rimasti, cioè uno stato che non ha e non può riconoscere nessuna religione come propria, né imporre nessuna religione, né addirittura imporre un test religioso per le cariche pubbliche. Salvo che negli Stati Uniti, come voi sapete, il 20% è la minoranza più perseguitata, perché non avrai mai accesso alle cariche pubbliche, né alla presidenza, sapete qual è. Non sono gli omosessuali, non sono le donne, non sono i neri, sono gli atei. Gli atei negli Stati Uniti, se si professano tali, non diventano neanche sceriffi senza pistola. È l'unico paese che dal 1954 ha assunto
il motto: noi crediamo in Dio, abbiamo fiducia in Dio, e l'ha messo anche sul più volgare degli oggetti, sulla moneta, sul più volgare e sul più sacro, l'aula, la sede dei rappresentanti, House of Representatives. E dal 1954 viene istituzionalizzato il Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà. Lì si discute a lungo se il giorno di fine, perché non è un giuramento, in realtà è una promessa. Comunque sia, da un punto di vista strettamente tradizionalmente religioso, questa si chiamerebbe idolatria. Infatti religiosi americani, sia cattolici che protestanti, e anche ebrei e anche musulmani, hanno detto che questo culto civile delle istituzioni, della storia, dei simboli americani è idolatria. Sturzo diceva esattamente la stessa cosa parlando delle parate naziste e della mummia di Lenin. E il culto della bandiera, dopo l'11 settembre. Io ho scritto questo libro, esce il primo settembre, ho scritto a luglio, e dicevo ormai, con residuo di volterianesimo, ormai la religione civile americana, che è stata importante, potente, l'avevo pure studiata e anche cercato di capire, è tramontata. Dopo Nixon e dopo gli atti impuri commessi da Clinton all'interno del Tempio Sacro, che è lo studio ovale della Casa Bianca, gli sociologi che avevano coniato, come Robert Bell, a questo termine, dicono, e studiato il fenomeno, dicono ormai è un guscio vuoto, è esaurito. Avviene l'11 settembre e tutto esplode in una nuova religiosità che mescola, e questo è tutto un aspetto che bisognerebbe avere perlomeno 14 scoperte, giornate di scoperte da raccontare, i rapporti tra la religione, la sacralizzazione della politica e la religione istituzionale tradizionale, e il fenomeno di una iconografia che esplode in questa fusione, dove però ciò che predomina alla fine non è la croce, che offenderebbe tutti coloro che cristiani non sono, ma è il Dio d'America che tutti accettano tranne gli atei. God bless America. E arriviamo all'ultima fase, che è discusso, ne abbiamo discusso anche con Menozzi, con Renato Mor, cioè quella a cui assistiamo oggi, questa rivincita di Dio, almeno negli ultimi 30 anni, cos'è? È una politicizzazione della religione? È una religiosizzazione della, poi le parole brutte è facile inventare, della politica? È una sacralizzazione della politica? Io ho imparato una prudenza, mai usare concetti elastici che possono andare per tutti i tempi, per tutte le epoche e per tutti i fenomeni. Quindi io, la sacralizzazione della politica, se ho coniato questo termine, non è per fare l'imperialista e vedere ovunque ci sia rapporto tra religione e politica, la sacralizzazione della politica, ma distinguere. Ho imparato da Guicciardini la discrezione, che è fondamentale. Ma cos'è questo fenomeno oggi dominante e terrorizzante? Beh, la politica, per paesi che possiedono gran parte delle ricchezze energetiche del mondo e quindi possono condizionare tutto il mondo, oggi stabilisce che non esiste una politica che non sia la religione islamica, con tutte le conseguenze che abbiamo visto per le religioni politiche, ma sempre nell'ambito di una coerente, rigorosa professione di fede islamica. E come se poi i guai non bastassero, il riflesso di tutto ciò è che in Italia ci sono, in internet potete trovare immagini come queste, non vogliamo morire islamici, siamo cioè in un'Italia che ha avuto per oltre 40 anni un partito di ispirazione cristiana, che però non è stato mai assoggettato, nonostante le mie polemiche anticlericali di anni passati, assoggettato alla Chiesa. Basta pensare alla figura di De Gasperi e al suo dissidio con Pio XII, e se lo vogliamo fare santo Pio XII, facciamo santo pure De Gasperi, così continueranno a litigare nel mondo dei santi. Ecco, ma questo è un fenomeno importante per capire cosa sta accadendo. La sacralizzazione politica forse è tramontata, ma è iniziato un nuovo fenomeno in cui politica e religione tornano nuovamente in una forma di simbiosi che ha come oggetto della sfida il potere, cioè la possibilità di condizionare gli altri, di imporre agli altri la propria volontà, di sedurre gli altri con le proprie convinzioni e di convertirli. E quel fenomeno in Italia diventa addirittura paradossale quando pochi anni fa, le crociate, adottiamo questo, ho tagliato perché c'era uno scudo crociato, Democrazia Cristiana con un nome, però non, siamo in periodo elettorale, non volevo insinuare nulla, quindi ho tagliato, ma era il manifesto elettorale di un parlamentare in Sicilia, adottiamo il crocifisso. E io ho partecipato a questi dibattiti, crocifisso no, crocifisso sì, delle scuole eccetera. Allora ho girato un po', queste non sono fotografie mie, ma per le scuole, a vedere questo famoso crocifisso che è della parte della nostra identità.
e che la politica deve difendere contro il rischio di diventare islamici, che posizione ha nelle aule scolastiche? Sapendo bene che non esiste dalla comparsa di Cristo in un istituto pubblico, esiste dal regime fascista che lo ha introdotto con una circolare, neanche una legge, una circolare nelle scuole. Bene, questo povero Cristo in un'aula romana sta addirittura a fianco alla lavagna e dietro la porta, per cui quelli che aprono la porta la sbattono probabilmente in faccia a Cristo. Addirittura sta vicino al segnale vietato fumare. Forse è per questo che Cristo, disgustato di essere trattato non solo come un pendaglio da naso, un pendaglio sui seni delle donne, un pendaglio alle orecchie degli uomini, ma addirittura messo a confronto col vietato fumare, gira la testa disperato e dice: non c'è più religione. Grazie. 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 Grazie, grazie mille al professor Emilio Gentile per questo interessantissimo intervento. E lascio la parola al pubblico per delle domande al professore. Salve, le volevo chiedere. Nel libro di Mosse si parlava appunto, si spiegava come in realtà la, diciamo, religiosità, la religione e la politica era presente persino nella Repubblica di Weimar, che era nata con tutt'altri obiettivi. E quindi la domanda è: la presenza della religione nella politica è più evidente nei regimi totalitari? Lei ha fatto la maggior parte degli esempi, diciamo, ai regimi totalitari, o è anche presente, oltre al caso dell'America, in altre democrazie? E in che misura oggi, secondo lei, c'è una presenza della religione nella politica, in particolare nel caso italiano? Allora, prima cosa, io credo che Mosse non si sia mai occupato, se non incidentalmente e inizialmente, dei fenomeni politici come fenomeni religiosi. Lui si è occupato dell'estetica della politica e ovviamente nell'epoca della Repubblica di Weimar, quando il nazionalsocialismo era ancora un fenomeno molto marginale e imprevedibile come fenomeno di successo, se non arrivava la crisi del 29 sarebbe rimasto probabilmente ai margini di una Repubblica tutto sommato ancora governata da persone razionali, che fossero laiche, che fossero cattoliche o protestanti, era soprattutto il movimento dei lavoratori. Per Mosse non c'è soltanto il fenomeno nazionalista, c'è anche il fenomeno del movimento dei lavoratori, della socialdemocrazia, che molto più probabilmente dei nazionalismi e dei partiti nazionalisti aveva sviluppato una propria estetica della politica. Questo è importante, perché per Mosse il problema fondamentale non era la religione. Io infatti non ho potuto litigare con lui perché era morto, ma insomma, lui dice che il mio libro, Il culto del littorio, seguiva la traccia della sacralizzazione della politica che lui aveva studiato nella nazionalizzazione delle masse. E in realtà lui non parla mai di sacralizzazione della politica. Il fenomeno è la differenza è importante, non perché io non voglia riconoscere ciò che devo a Mosse, ma perché sono due fenomeni completamente diversi che per me riguardano la natura fondamentalmente generatrice di religiosità autonoma della modernità, che non ha nulla a che fare con l'estetica della politica. E questo mi porta al secondo aspetto che lei poneva, che si chiarisce. Non è un fenomeno, la sacralizzazione della politica ha avuto la sua massima esplosione nei sistemi totalitari, perché lì è stato più facile, sia in quelli atei, sia in quelli che si professavano cattolici o cattolico-protestanti, elaborare un sistema rituale che si avvaleva di questa lunghissima tradizione invece di combatterla. Quello che stupisce alla fine Pio XI, al quale non si sta ancora rendendo, secondo me, giustizia per quanto abbia sofferto la necessità del compromesso, era proprio che non era soltanto un fenomeno di riti, di simboli, era un fenomeno di vera religiosità, ovviamente in senso pagano, in senso idolatrico, di falsa religione, ma sempre religione era. La falsa religione è una religione che non è vera, ma rimane religione. La cosa più importante è che per me il fenomeno non ha origini nel totalitarismo, ed è quello che ho cercato di ricostruire soprattutto attraverso... ha origini democratiche. Nel mondo contemporaneo la sacralizzazione della politica non è nata nei regimi autoritari che avevano la loro legittimazione religiosa nel fatto che il sovrano è unto del Signore, quando addirittura non è il Signore incarnato.
La sacralizzazione della politica, cioè come investimento di un significato religioso alla politica, avviene quando la politica ha conquistato la sua totale autonomia dalle religioni tradizionali. E questo inizia, dal punto di vista del riconoscimento, con la rivoluzione americana, dove la religione è onnipresente, ma non è condizione indispensabile. Anzi, i padri fondatori non parlano mai neanche del Dio biblico, parlano di un Dio che è quello del deismo, quello del culto massonico, quello dell'illuminismo. E tale rimane sempre. Tant'è vero che nella Costituzione, il primo emendamento, si stabilisce che non ci può essere nessuna religione. Quindi il primo Stato laico della storia umana è rimasto contemporaneamente uno Stato profondamente religioso, ma di una religiosità che si è sempre più sviluppata al di sopra delle diverse, di quel mosaico religioso che fra l'altro per America si accresce continuamente e si modifica, è come un caleidoscopio, è un mosaico in continuo movimento, ma al di sopra di questo il Dio d'America è il Dio che viene riconosciuto senza orrore di blasfemia dai cattolici, dai protestanti, dagli ebrei, dai musulmani, dai Sikh, tutti vanno insieme a cantare Dio benedica l'America nelle grandi ricorrenze, soprattutto dopo l'11 settembre. Il fenomeno in America è molto forte, secondo me, ed è totalmente americano. Lì è una dimensione religiosa che noi la vediamo presente sempre e comunque nelle politiche di tutti i presidenti. Qualcuno si stupisce a sapere che Clinton ha citato molte più volte Cristo nei suoi discorsi, nelle sue allocuzioni, di quanto abbia fatto George Bush, W. Bush, figlio, cioè quello ha fatto della religiosità la sua incarnazione presidenziale. Negli altri mondi, noi abbiamo avuto tentativi di studiare i fenomeni di sacralizzazione delle politiche in altri paesi, ma con un ostacolo fondamentale. Nelle altre democrazie, quelle del nord, che sono poi monarchie democratiche, la religione è religione di Stato. Adesso hanno cominciato a toglierla, mi pare, in Svezia da qualche anno. La regina Elisabetta, il prossimo re, ormai non sarà più il capo della Chiesa anglicana, però lì il problema è che il mio modo di concepire la sacralizzazione della politica urta contro un dato di fatto, che in queste democrazie quel tipo di religiosità riferita alle istituzioni è sempre però coinvolta e identificata con la Chiesa dominante, salvo alcuni periodi della loro storia. Per esempio, tutta l'esperienza della nascita del Partito Conservatore di massa a metà dell'Ottocento e lo sviluppo del laburismo, anche lì hanno prodotto delle forme di sacralizzazione della politica. C'è un libro fatto da un gruppo di studiosi dell'Università di Leida, fra l'altro poi intitolato a un grande anticipatore di questi studi, Huizinga, che ha fatto questo libro proprio studiando i fenomeni di sacralizzazione della politica e persuadendo anche me che ero troppo limitativo nel ridurlo ad alcuni casi, in tutte le altre democrazie. La Francia ovviamente è quella più clamorosa, non solo perché ne ha avute diverse dalla rivoluzione francese fino a De Gaulle e oggi però annaspa, però anche in questo caso noi abbiamo diverse forme di esperienza. La mia opinione generale, però siccome io poi ho dovuto scrivere La democrazia di Dio parlando della religione civile americana per fare ammenda, come punizione per aver detto che era finita la religione civile americana, quindi non vorrei fare un'altra profezia sbagliata e fare poi un altro libro per punirmi, il fenomeno della sacralizzazione della politica, cioè come investitura sacra della politica, come dimensione autonoma, credo che sia, almeno per i prossimi 200 anni, finito. Ciò a cui assistiamo invece è una prepotente risorgenza del fenomeno, dell'eruzione religiosa, accettando ormai che è un fatto congeniale all'essere antropologicamente, all'uomo, una enorme esplosione ma con canali assolutamente imprevedibili per il futuro, perché queste forme di canalizzazione attraverso le religioni istituzionali tradizionali non mi convincono per la loro durata. O fagociteranno, cioè le esigenze politiche, gli obiettivi, fagociteranno questi aspetti religiosi facendone proprio nient'altro che uno strumento di dominio, oppure dubito che si possa ritornare in un'epoca come quella attuale, dove la secolarizzazione è in ritirata, ma la globalizzazione la ripropone quotidianamente, che la religione possa riacquistare quel significato, se non in forme, ahimè questo forse riemerge il volteriano o il Pareto, in forme molto strumentali, molto strumentali.
cioè grande discorso religioso senza convinzione profonda religiosa, che da un punto di vista proprio banalmente laico, per me si basa più sulla testimonianza che sulle immagini, sulla parola e sulle professioni di fede. Da questo punto di vista non so fare profezie. Poi se faccio una scoperta torno fra 50 anni. Non ho altre domande? Professore, io volevo chiederle invece cosa lei ne pensa riguardo a tutto il dibattito che non è propriamente storico, storiografico, sulla teologia politica. Teologia politica e in particolare sulle posizioni di Carl Smith. Mi riferisco poi soprattutto al testo, insomma, che ha inaugurato il dibattito sulla teologia politica di Smith del 22, in cui c'è quel passaggio famoso dove Smith afferma che tutti i concetti politici sono concetti teologici secolarizzati. E quindi mi interessava sapere cosa ne pensa, perché nel momento stesso in cui si parla di sacralizzazione della politica, mi sembra che si presupponga che ci sia un politico e in un secondo momento questo venga sacralizzato, mentre nella concezione smithiana e anche nel recupero poi che è stato fatto anche in Italia del pensiero smithiano, il problema della conservazione del sacro nel politico si pone proprio ad un livello più strutturale e di come della genesi del politico in età moderna fino appunto a giungere ai totalitarismi, insomma, del Novecento. Guardi, io credo che a me persuade molto la formula di Schmitt che i concetti politici sono concetti teologici secolarizzati se ci muoviamo nell'ambito delle teorie politiche, delle dottrine politiche. Baudin, Hobbes e via dicendo. Non c'è dubbio che quando si elabora in senso laico e statalista il concetto di sovranità si trasferiscono sulla sovranità gli attributi divini, cioè è una vera e propria teologia politica. Quando parlo di sacralizzazione della politica, io non parlo di un politico che a un certo punto agisce e poi si veste di abiti religiosi, parlo proprio di una religiosità che esplode da un movimento di massa in un certo senso. Hitler diceva che il nazismo non è una religione, il nazismo è una scienza, lui veramente ridicolizzava i Rosenberg o tutti quei culti eccetera e insisteva nel dire che il nazionalsocialismo è una scienza della razza. Nonostante tutto però il fenomeno che lui già dall'iconografia prima ancora di raggiungere il potere suscita, provoca, e ovviamente possiamo sempre domandarci ma lui ci credeva veramente? Beh, io dico sempre in modo paradossale, ma il Papa crede veramente in tutti i dogmi che professa? Non lo sapremo mai. Sappiamo però che nel caso del nazionalsocialismo, in cui si fa esplicitamente rifiuto che il nazismo sia una religione, ma si stabilisce che il nazista è fondamentalmente un credente, deve basarsi su The Glaube, la fede, il credo, a quel punto, e tutto questo viene condiviso da quei milioni di esseri umani, alcuni anche intellettualmente emancipati, tant'è vero che erano premi Nobel, ma sono convinti che Hitler sia il Redentore, lo investono di questo significato religioso, qualunque fosse l'intimo pensiero di Hitler sulla sua natura, vero politico o anche profeta, eccetera. Direi che da questo punto di vista io parlo della sacralizzazione della politica non come un fenomeno teorico, elaborato teologicamente come i padri della Chiesa, così i padri dello Stato moderno, ma come un fenomeno che ha una sorta di generazione spontanea da movimenti prima di piccole congreghe, come in fondo sono sempre movimenti religiosi, e poi diventano movimenti di massa. La prova di questo, la verifica, diciamo sì, la prova d'errore, l'abbiamo nei movimenti che hanno origine dal marxismo. Come mai? Mentre nel mondo, diciamo così, antimarxista, nel mondo capitalista, abbiamo le democrazie che arrivano come l'Italia negli anni 60, 70, proprio a laicizzarsi completamente, nel senso che non ci si pone più il problema, nessuno si è mai domandato se i nostri governanti credevano in Dio o no, ma neanche se non ci credevano. E il problema più importante è che in tutti i paesi comunisti, in tutti i paesi in cui i comunisti hanno conquistato il potere, in tutti i movimenti comunisti, questo lo racconta un comunista razionalista come Hobsbawm, quando racconta di questi operai che lui trovava in Canada che c'avevano il culto di Lenin. Allora il problema diventa molto più complesso. Io non credo che Lenin voleva creare, anzi lui al contrario al culto, voleva un po' di propaganda come la città del sole di Campanella, come descriveva, voleva i pannelli murali, ma arte effimera, voleva essere seppellito accanto ai suoi familiari e la moglie dovette combattere, poi perse
contro questa presunzione di mummificarlo, cosa che lui detestava. Come mai tutti i movimenti comunisti, per quanto possiamo immaginare una manipolazione dall'alto, ma contro le proprie premesse culturali, ideologiche e ateologiche e atee, hanno sviluppato forme esasperate di sacralizzazione della politica molto più durature, molto più intense, anche dal punto di vista del sacrificio. Perché se un aspetto della religione in senso lato è la pietà e il sacrificio, beh, io credo che nazisti e fascisti, ma si saranno pure sacrificati, ma quando erano vincitori o quando combattevano per vincere. I milioni di comunisti che si sono lasciati massacrare senza la speranza di vincere dal 1900, dal manifesto, dal 1847, e non sto facendo apologia, faccio una constatazione, fino a qualche anno fa, poi sono scomparsi anche, beh, quello non si spiega né con una teologia politica, perché tutta la loro dottrina negava completamente, però il sacrificio, quando si sacrifica la propria vita per qualcosa che ci trascende, per me è un atto religioso, a meno che non sappia proprio cos'è la religione. Però io dico sempre a chi mi accusa anche in alte sfere che io non parlo di religione politica perché non so cos'è la religione, io sono in buona compagnia di Pio XI, di Maritain, di Sturzo, insomma c'è una schiera di teologi cattolici che mi confortano, perché da loro io ho imparato a vaccinarmi continuamente a ogni tentazione del razionalismo e di guardare questi fenomeni. Quindi io penso che vanno tenute molto distinte, in questo caso veramente la discrezione massima, ecco perché io ho anche cercato di fare una distinzione, può sembrare pedante, fra religioni civili e religioni politiche, tra sacralizzazione della politica e politicizzazione della religione, perché la nostra conoscenza credo che progredisca sempre attraverso la distinzione, piuttosto che attraverso la confusione. Sempre avendo presente, come diceva un grande sociologo, Juan Linz, che nessuno direbbe a occhio che il topo e la balena sono mammiferi, e però andate a caccia della balena con la tagliola col formaggio. Quindi credo che in questo caso Schmitt non avrebbe assolutamente condiviso le adunate di massa, come le disprezzava Spengler. Quelle forme di religiosità spontanea non erano ciò che loro intendevano, secondo me, come teologia politica e come impossibilità di avere una politica neutrale, o sei amico o sei nemico, che è un concetto teologico. Ok, un'ultima domanda. Vorrei farle una domanda per tornare un attimo sulla dimensione antropologica che lei ha citato. Quanto la sacralizzazione della politica c'entra con una richiesta di appartenenza e di identità, di riconoscibilità di gruppo a livello appunto identitario? Credo che sia fondamentale, oltre alle dichiarazioni esplicite da Machiavelli a Rousseau, a Tocqueville, ai sociologi americani, ai nostri sociologi italiani che negli ultimi tempi hanno perorato la costruzione di una religione civile sull'antifascismo, la resistenza, eccetera, queste cose non si inventano, si possono anche inventare, ma se non hanno una corrispondenza in un senso reale di appartenere, un'esigenza di appartenenza, non funzionano. Io credo che questo sia fondamentale, proprio nella dimensione religiosa, comunque la si voglia interpretare dal punto di vista etimologico, religione significa legare insieme, o legare con Dio o legare fra i credenti. Credo che la funzione fondamentale della religione, se non la si riduce in senso protestante a un rapporto personale con Dio, ma abbiamo visto che tutti i protestantesimi, salvo quelli che arrivano fino a Karl Barth, credo, sono diventati tutti cristianesimi che hanno avuto una dimensione politica e civile, che hanno unito insieme. E oggi è quello che, diciamo, se questa è quella che viene chiamata l'interpretazione funzionalista del fenomeno religioso, cioè la religione nasce dall'esigenza della vita comunitaria e si arriva, come diceva Durkheim, fino al punto che per consolidare questa vita comunitaria si sacralizza la comunità stessa, e quindi le bandiere, gli inni, ecco, questo è un filone. Poi però c'è anche, sono altri filoni, appunto il filone, diciamo sì, quello più antropologico, che l'uomo religioso lo è indipendentemente dal fatto di ricercare un legame, lo può essere anche individualmente come un eremita solo sulla montagna o
come diceva Croce, appunto, se la religione è un senso di orientamento della vita, ognuno può averla intimamente senza ricercarla in una comunità. Ma la dimensione della sacralizzazione della politica è fondamentalmente, e su questo io insisto molto, un fenomeno della società di massa che si sviluppa laddove esistono movimenti di massa con una forte solidarietà dell'individuo alla comunità al punto di arrivare al sacrificio. Questo sono stati però anche i nazionalismi, ecco perché la Grande Guerra, con tutte le spiegazioni razionali che possiamo dare, strumentali, propaganda, imbottimento dei crani, eccetera, qualunque sia stata la dimensione, 50 milioni di uomini hanno combattuto, una parte di questi si è sacrificata con la consapevolezza di dedicare la propria vita a un ideale, a un'entità, la patria, la nazione, come molti si sacrificavano per la Chiesa e per Dio senza averlo mai, e per Cristo senza averlo mai toccato come Tommaso di persona. E questo diventa ancora più sorprendente, anche, quindi anche più convincente, nella dimensione di tutti i fenomeni comunisti. Come io penso sempre, una persona come Mandela, qualunque fosse il suo, come fa a essere privo di convinzioni religiose? O come facciamo a non chiamare una dimensione religiosa il suo passare 27 anni? 27 anni. Per me questo sì, mi delude, perché io vorrei un uomo più razionale, ma questo significa che la dimensione della vita umana dedicata a qualcosa che trascende anche la possibilità della propria sopravvivenza è un fenomeno religioso che ha dimensioni molto più vaste. Un sacerdote molto dotto come Don Giuseppe De Luca andava a cercare la religiosità anche in Lenin. Ora, secondo me andava un po' troppo oltre, perché povero Lenin dice almeno lasciatemi in pace. Lui detestava Lenin, i socialisti marxisti che volevano costruire il marxismo come nuova religione, come Lunacharsky, come Bogdanov, come Gorky, quelli che i costruttori di Dio, li disprezzava. Proprio li odiava, letteralmente li odiava, non poteva farne a meno. E invece sapere che adesso sta lì ancora nella mummia, nei secoli futuri. Questo è quello che penso io, ovviamente, sempre partendo da tutti quei pregiudizi che avevo da ragazzo e che non credo di aver sconfitto del tutto, ma qualcosa credo di avere ceduto per imparare. Bene, allora ringraziamo nuovamente il professor Emilio Gentile. Grazie. 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 Togliamo il povero Cristo. Vi ringrazio. Grazie. Fra 50 anni, se volete, posso raccontarvi cosa ho fatto nei prossimi 50 anni, purché siate puntuali all'appuntamento.